Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto in Viale Ionio, angolo con Via Lago di Misurina. Siamo per l'ennesima volta sul luogo del delitto. Sarà la settima, ottava volta. Qui, nelle vicinanze di un tombino dell'acquedotto pugliese, il manto stradale è, lo ripeto, sprofondato, franato miseramente per l'ennesima volta. Ma il franare del manto stradale dipende da un motivo molto semplice, cioè che praticamente c'è un vuoto al di sotto del marciapiede, al di sotto del manto stradale, ossia il sottosuolo, per così dire, è vuoto. Dovremmo dirlo alla tarantina maniera, è vacante, motivo per il quale i nostri tecnici scienziati cosa fanno? Per nascondere l'obbrobrio mettono un po' d'asfalto, poi puntualmente l'asfalto cede e ovviamente il buco, il vuoto riemerge, come si vede chiaramente dalle immagini. E allora c'è uno sperpero, c'è uno spreco di denaro pubblico, perché si fanno i lavori tanto per rappezzare e poi siamo punto e da capo, perché, lo ripeto, il manto stradale cede e sprofonda. Guardate, è una situazione incredibile. Allora, piuttosto che fare lavori così di rappezzo, di rattoppo, tanto per tacitare, per non far parlare più chi si lamenta, fate uno studio puntuale, preciso del sottosuolo, capite qual è il vero problema, capite come mai si è creato questo vuoto e risolvetelo una volta per tutte. Non è possibile che ogni 4-5 mesi ci troviamo questa retina di plastica arancione che va a recingere la zona sprofondata. Beh, io penso che quando non si riesce a garantire neanche questo, è la fine. La competenza, mi dicevano gli uffici del comune, mi diceva il vice sindaco Lonoce, non è del comune di Taranto, ma il comune di Taranto allora deve prendere per le orecchie, tra virgolette, l'acquedotto pugliese e deve dire: risolvi il problema. C'è, come dire, una responsabilità di supervisione, per così dire, da parte dell'amministrazione comunale. E intanto qui assistiamo all'ennesimo sprofondamento. È tutto da Viale Ionio.